Felice di vederti sana e salva. Quenti è tornato poco dopo la tua partenza. Tutto intero, ma a mani vuote, Tim. È salvo, ed è questo che conta. Vorrei poter dire lo stesso di Zan. Kukulkan ha maledetto l'incoronazione, ne sono certo. Zan, è l'altro uomo che hai inviato. Già, cercava l'arco del paladino. Dei cacciatori hanno recuperato il suo corpo nella giungla. Ucho, mi dispiace per il tuo amico. Almeno c'è un lato positivo in tutto questo. Ho trovato l'amuletto del Redentore. Come? L'hai fatto? Lara, è incredibile. Ecco. Grazie. Lara, detesto chiedertelo, ma... Vuoi che recuperi l'arco del paladino, giusto? Lo so che chiedo molto. È l'oggetto più sfuggevole di tutti. Zan era uno dei migliori. Cos'è che rende tanto speciale quest'arco? Gli avi della regina Unuratu lo ricavarono dal legno del primo albero Seiba che crebbe nella selva fuori città. Fu tramandato per generazioni. Lei ne fece omaggio a Said, il padre di Ezli, come dono nuziale. Simboleggia l'unione delle due famiglie. Purtroppo andò perduto anni fa, rubato dal Nawal. Il Nawal, un essere che ha il potere di trasformarsi in animale, giusto? Esatto. Si aggira nella giungla fuori città. Invidioso, ha convinto Saidi a dargli l'arco con l'inganno. Ezli è il legittimo erede dell'arco del paladino. Senza di esso non può essere incoronato. Ok, indicami la strada. Grazie. Troverai l'entrata a pochi passi da qui, risalendo dalla riva del fiume. Tranquillo, riprenderò l'arco. Questa è senza dubbio l'entrata della giungla. Un po' inquietante, e non a caso. Vai prima tu. Prima io. Io là non ci vado proprio. Non hai visto l'uomo che hanno tirato fuori da lì? Quello che ne restava. Dai, solo in cima al sentiero. Se mio padre scoprisse che siamo arrivati... Se esiste, scommetto che l'arco del... Thank you.
Ok, riportiamo questo arco a Uchu. L'arco del paladino, l'oggetto finale per inaugurare il futuro di Paititi. E il Nawal l'hai dovuto affrontare? Sì, ora è morto. Ma dimmi, che forma aveva assunto? Era un giaguaro. Ah, la sua forma più potente. Deve aver visto in te un nemico davvero temibile. Uchu, da quanto il Nawal si aggirava nella giungla? Da piccoli ci raccontavano mille storie per evitare che oltrepassassimo i confini dei Paititi. Ma da quando Amaru ha preso il potere, il Nawal pare essersi risvegliato. Quindi Kugul Khan ha portato il Nawal? Sì, per tenerci in una morsa di terrore. Ma ora è finita. Hai fatto una grande cosa per il futuro di Paititi, Lara. Sarei onorato se volessi unirti a noi per la cerimonia dei re. L'onore è tutto mio. Tieni, ho qualcosa per te. È un pezzo dell'armatura di Saidi, il padre di Ezli. Voglio che lo abbia tu, come simbolo del tuo coraggio. Grazie, Uchu. Il suono del corno del re vi ha adunati qui per essere testimoni di un nuovo inizio! Benvenuti alla cerimonia dei re! Ezli, figlio di Unuratu, figlio di Saidi, fatti avanti. L'amuleto del Redentore contiene la saggezza dei tuoi antenati. Ascoltala e governa con giudizio, equità e misericordia. L'arco del paladino contiene la forza dei tuoi antenati. Rispettala ed esercita il comando con responsabilità e imparzialità. Infine tu, giovane Ezli, contieni il futuro. Assumi il tuo ruolo di re con zelo. Crea la speranza, crea l'amore. Non passivamente, aspettando una grazia superiore dall'alto, ma facendo il possibile per crearla tu stesso. Popolo di Paititi, è con grande orgoglio che vi presento Ezli, figlio di Unuratu, figlio di Saidi e vostro